cari amici di Una Mattina, che sogno meraviglioso sicuramente di tanti anni e tanti chili fa. Ma ora è giunto il momento di rimetterci in forma, quindi guardiamo subito online se trovo qualche attrezzo da ginnastica. Beh, bello ma carissimo, quest'altro un patrimonio. Vediamo questo, te lo regalo se vieni a prenderlo. Ma io ci provo sicuramente, adesso lo chiamiamo. Pronto? È il signor Salvatore? Sì, 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 sono bene. Io. Ho letto un suo annuncio che regala una panca per pesistica, ma è vero? La regalo, l'unica cosa è che bisogna venirla a prendere. Allora, facciamo una cosa, mi mandi l'indirizzo via messaggio e arrivo in un lampo. Ma lei è Salvatore? Massimo, ciao, buongiorno, ti aspettavo, buongiorno. Piacere. Beh, logicamente lei, perché è sotto il palazzo con una panca, ma è meravigliosa, quanto l'ha acquistata? L'ho comprata durante la pandemia, perché facevo esercizi a casa, adesso ne siamo usciti e vado all'aperto e sono tornato in palestra. Ma io voglio testarla. La vuoi provare, eh? Dire. Assolutamente, qua ci vorrebbe un professionista. 3, 2, 1. Ah, ma è favolosa! Forse la cosa più difficile è portarsela a casa. Massimo, hai superato la prova. Direi di chiamare un mio amico. Vincenzo, vieni pure. Grazie Salvatore, andiamo. Guardi questi bei mobili, le piacciono? Bellissimi, li metterei a casa tutti. Li regalo se viene da me. Costa più far venire qualcuno per portarlo piuttosto che comprare un mobile. Siamo forti, andiamo da soli con la macchina. Ah, vabbè. Cosa ha regalato? Divano. Ma chi è venuto per ritirarlo? E sono venuti loro con un furgone e se lo sono preso. Sembra più la truffa. Questo tavolo qua. Il tavolo, tu saresti disposto ad andare a casa di qualcuno se questo mettesse un annuncio? Te lo regalo se vieni a prenderlo. Dentro casa no, sotto casa sì. Molto difficile prendere le cose che ho in giro per il mondo. Ah, bellissima, in che paesi ce le ha? È un po' in giro per l'Europa. Allora io rimango con la signora, così mi fa un elenco e poi posso venire a prenderle tutti. Arrivederci, arrivederci. Ma guarda che meraviglia, soprattutto veramente devo ringraziare tutta la squadra, la famiglia di Una Mattina, perché in pochissimo tempo abbiamo costruito la casa, il nostro appartamento. Bravi, 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 veramente. Intanto, questo è quello che potremmo avere all'interno della casa, quindi di tutto, vecchie sedie, una vecchia bicicletta, una vecchia libreria. E cosa vogliamo fare? Certo, quella non è proprio vecchia, come bicicletta la prenderei io. Detto questo, però, che cosa possiamo fare? La parola più bella qual è? Regalare. C'è già questo. Voi dite a casa in questo momento regalare, cioè dire regalare già ti viene il sorriso, quindi già è una cosa positiva. Donatella Piras, scrittrice e fra le ideatrici proprio di questo progetto, benvenuta. E Annalisa Corrado, ecologista e autrice che conosciamo benissimo, adesso parleremo proprio dei comportamenti importanti che dovremo effettuare tutti i giorni. È così, regalare? Sì. Oggi sorridiamo, di regala, sì. Regaliamo un sorriso. Regalare, perché il dono è una cosa molto importante, si è un po' smarrita nell'arco dei tempi, ma in realtà è fondamentale, sia per quello che riguarda gli oggetti che non usiamo più, per un discorso di economia circolare, di ecologia e soprattutto di socializzazione. Questo è lo scopo con cui è nato questo gruppo nel 2011. Allora, a casa, apriamo la dispensa. E abbiamo i piatti che ci hanno regalato, che sono bellissimi. Però c'ho i piatti miei, quelli che ha regalato mia mamma, quelli che mi ha regalato mia nonna, poi c'ho quelli della suocera, c'ho quelli di mia moglie. Ma quanti piatti abbiamo? Quanti servizi abbiamo? E alla fine non li utilizziamo mai. Cosa fare? Regaliamoli. Regaliamoli. Come? Regaliamoli, li mettiamo su uno di questi gruppi, te lo regalo se vieni a prenderlo. È stato ideato da Salvatore Benvenuto, io poi come coach italiana l'ho portato in Italia con lui e è diventato il primo gruppo col marchio registrato, ma dopo ne sono nati tantissimi, eravamo due, quindi lui che ha avuto questa idea e io il giorno dopo, diciamo all'interno di ogni gruppo, un gruppo per ogni regione italiana sui social. Ma che bella cosa, ma poi pensate che comunque riuscire ad avere una cosa a casa di chi? Sì. Di Annalisa Corrado, io vado a casa di Annalisa e dico Annalisa questo è tuo, adesso diventa mio, esatto. Che bello. Pensiamo, prima abbiamo parlato della legna, economia circolare questa? Beh sì, è uno degli aspetti importanti dell'economia circolare di cui si parla troppo poco ed è quello di evitare proprio che i rifiuti vengano generati, cioè di mantenere gli oggetti il più a lungo possibile nel ciclo di loro utilizzo. Le nostre case, le nostre cantine, le nostre soffitte sono piene di cose che potrebbero essere utilizzate perché magari nuove, perché magari le abbiamo usate pochissimo o perché ce ne hanno regalate di più di quelle
di cui avevamo bisogno, no? O perché in quel momento andava di moda e poi non siamo mai riusciti a usarle. Ecco, questo è un patrimonio che può essere condiviso, evitando che vengano utilizzate risorse, quindi nuove risorse che sottraiamo in qualche modo dall'ecosistema, e anche aiutando le tasche delle persone, perché questi sono tutti modi di evitare nuovi sborsi e nuovi pagamenti. Che bello, riuscire a fare questa cosa, la dobbiamo fare veramente, quindi di regalare. Già immagino qualcuno a casa starà pensando, sì, ma che faccio? Adesso faccio venire una persona che non conosco a casa, apro la porta di casa, la faccio entrare dentro casa? No, no. Nel senso che voi potete andare, cioè vi potete incontrare dove volete e tu vieni, però, nel senso, vieni da me dove dico io e lo vieni a prendere, immagino che sia così. Certamente, dobbiamo incontrarci, ci prendiamo un caffè, ci prendiamo il nostro tempo, socializziamo, aiutiamo l'ambiente e l'economia circolare senza grandi rischi, anche perché la struttura, se ben nata nel virtuale, aveva 7-8 amministratori per ogni gruppo, di cui ero a capo per tutta l'Italia, quindi ogni persona che entrava veniva assolutamente analizzata e referenziata a secondo del suo comportamento nei confronti degli altri membri. Quindi era anche molto severa, è molto severa, lo era e lo sarà anche in futuro. Nessi e connessi, libro di Annalisa Corrado insieme a Rossella Muroni, perché, tra l'altro dobbiamo dire la prefazione della grande Ilaria Capua, perché Nessi e connessi? Perché comunque parliamo veramente di tutto il mondo, di ogni cosa, andiamo dalla parte del mondo anche dall'altra parte del mondo. Esatto, siamo assolutamente tutti in connessione e in relazione, no? Tra di noi come persone e come ecosistema. Molto spesso questi argomenti che voi trattate con così grande passione e così grande competenza vengono relegati all'angolino, no? E invece sono quelli che determinano proprio la nostra quotidianità, la nostra salute, la nostra possibilità di lavoro, la nostra possibilità di immaginare un futuro diverso e di costruire un futuro diverso, no? Allora abbiamo voluto con Rossella Muroni unire un po' i puntini di tutte le crisi che stiamo vivendo, ma anche di tutte le opportunità che abbiamo, raccontando anche che dietro la conversione ecologica ci sono anche nuove forme di socialità, ci sono modi per stare meglio con meno oggetti, meno consumo, meno produzione dissennata. E poi siamo anche più, abbiamo anche più spazio, pensiamolo così. Ma quanti siete? Perché ancora non ne faccio parte, però subito mi iscriverò. Certamente, ci aspettiamo. Allora, da un membro per ogni gruppo, nel giro di pochissimo tempo, grazie anche a voi, ho ricevuto molte interviste anche come portavoce alla Rai 1, quindi c'è stato il boom, perché c'era veramente bisogno. Adesso siamo oltre quasi un milione, diciamo. Un milione? Sì. Che bello. Fermi nel gruppo perché? Perché con la pandemia purtroppo abbiamo dovuto fermare questo. Però è bella la cosa veramente che abbiamo la possibilità poi anche di conoscerci e poi finiamo la nostra puntata, il nostro appuntamento settimanale di Uno Mattina con questa parola che è meravigliosa, ossia regalare. Grazie Donatella Piras, grazie Annalisa Corrado.